Ciao amici miei, benvenuti in un nuovo vlog, finalmente un vlog chiacchiericcio. Oddio, in realtà è uscito per voi l'altro ieri il video chiacchiericcio che ho fatto qui in casa, ma non era un vlog dove andavo in giro. Allora, oggi è giovedì, sono le 14:45, alle 16 ho appuntamento al CERT, sempre per i problemi legati all'alimentazione, alla dipendenza da cibo, anche se devo dire che, bah, sì, i giorni in cui sono stato a letto per il discorso incidente o altro, non ho mangiato molto, devo essere sincero. Vado a tratti perché c'era tipo prima dell'incidente, non mangiavo praticamente, non dico più perché mangiavo, però mangiavo veramente poco. Prima ancora c'erano le abbuffate e oggi mi sono abbastanza abbuffato, quindi è un po' come il mio tono dell'umore da borderline, quindi va su e giù tra il mangia tanto e il mangia poco. Ciao Brittany! E miau! Quindi alle 4 c'ho appuntamento, voglio andare prima, dato che finalmente esco con Sabrino che lo guardo. Ho stretto un po' le viti, le cose che si erano allentate, ho visto dalla botta, però non lo so, secondo me ragazzi, boh, cioè dopo quel volo lì non mi convince, ho paura. Ah, quel sacco lì, ragazzi, dato che c'è stata una polemica pure sul sacco lì, ma secondo voi se fosse stata spazzatura l'avrei lasciato lì da un mese? C'è una coperta che devo portare in lavanderia a lavare, ma con Sabrino faccio fatica. Comunque, a parte questo, quindi voglio passare in ospedale a ritirare il referto e domani mattina, sempre se sto coso qui non mi lascia a piedi, dato che ha preso una brutta botta, vado dai vigili a presentare tutta la documentazione. Il buco l'hanno già coperto, cioè, ma già il giorno dopo l'hanno coperto. Io ho comunque foto, video, ma poi sono passati anche i vigili quella sera lì, hanno fatto vari accertamenti. Quindi risulta tutto, insomma, non mi aspetto un risarcimento di 1 milione di euro, ma qualcosina per la botta credo che la prenderò. Vi piace la cosa della spilla di Sailor Moon? Cioè, che poi è la collana della spilla di Sailor Moon. Comunque, niente, ragazzi, adesso gli ultimi 10 minuti finisco di prepararmi e poi dopo prendo e vado. Vi riprendo uscito dall'ospedale con i documenti in mano prima di andare al CERT. A dopo. Ciao, Brittany! Brittany! Vabbè, ciao raga. E rieccomi amici miei. Allora, sono nel parco dove ho fatto il vlog l'altra volta, uscito dal CERT, che praticamente Villa Fiorita sta lì dietro. Sono già stato in ospedale, mi hanno dato una busta con dentro il CD con le radiografie, referto. Sono 20 minuti in anticipo, ma non me la sono sentita andare dai vigili. Ho paura di far tardi qui. Quindi dopo eventualmente provo appena esco da qui, tanto c'ho appuntamento alle 4, sono le 4 meno 20 e niente. Vediamo, se vado direttamente dai vigili non vi aggiorno subito appena esco, ma tanto a voi non vi cambia nulla perché tanto l'ospezione ve lo trovate subito dopo questo. E in alternativa mi rimetto qui e vi aggiorno su quello che mi ha detto l'educatrice del CERT per quanto riguarda appunto il discorso cibo, ma boh, non lo so, io, beh, gli dico comunque com'è andata in questi giorni, sicuramente lei saprà orientarsi e orientarmi. Per quanto riguarda i sigarette speciali, beh, non nascondo che 6 giorni a letto mi sono curato anche con quelle, ma non ho problemi poi a dirglielo. E al momento, sinceramente, dopo che avendomi dato una cosa chimica villeggiata, sono finito in pronto soccorso, se si permettono di dire qualcosa su sta cosa naturale, cioè me li mangio e me li ricago, dato che non è la prima volta che rischio di morire per dei farmaci chimici che mi danno loro. Comunque, ci aggiorniamo dopo. Ciao amici miei, ho finito, sono le 5:20, se magari non muovo. Sono le 5:20, ah, mi devo mettere gli occhiali da sole. Ho appena finito. Allora, per quanto riguarda il cibo, voglio raccontare tutto appena sono a casa. E anche perché adesso non me la sento di andare dai vigili, voglio andare a casa. Però ho parlato molto, dato che non me ne sto neanche più lamentando da un bel po', ma da un bel po' che non mi lamento di questo. Ma in ogni caso comunque continuo a bannare e a non approvare e bannare utenti che rompono le palle con questa dipendenza da polverina bianca. Allora, io ho chiesto esplicitamente e volontariamente di fare le urine oggi, ma proprio subito, ho detto, beh, posso farle perché gliene ho parlato. Mi ha detto sì, io ho detto
detto vorrei poi mostrarle su YouTube. Mi ha detto guarda, fallo perché l'importante è che si cancellano nomi di medici o personale o altro, ma non c'è neanche il mio nome e cognome sopra. Ha detto forse le iniziali, perché per privacy quando vanno in laboratorio devono essere anonime. Quindi vediamo. Io comunque le ho fatte. La settimana prossima me le dovrebbe portare, perché martedì ci vediamo al CSM anche con l'assistente sociale. Forse me le porta lì, non lo so, ma comunque le splattellerò. Quanto lo mai, ho messo di tutto, ho messo il foglio di invalidità, ho messo il foglio di villeggiatura, ho messo di tutto. Metterò anche il foglio dove si evince che non faccio uso di polverina bianca. Ecco. Detto questo, per il cibo ci vi aggiorno dopo. Adesso intanto torno a casa e niente, a dopo ragazzi. E rieccomi amici miei, sono tornato. Allora, oddio, fa caldissimo. Adesso devo rimettere Sabrino in carica perché alle 6 devo andare assolutamente in farmacia. Ho finito i farmaci, ma li avevo già prenotati settimane fa. E alle 6 devo tornare in farmacia. Speriamo che la batteria regga perché l'ho messo in carica mezz'ora fa e sto alle 5 e mezza. Comunque, allora, ricapitoliamo ragazzi. Eravamo rimasti la volta scorsa in cui mi abbuffavo, cioè ero rimasto che mi abbuffavo. Poi dopo, dal giorno successivo, non so che cosa mi si è smosso e ho cominciato proprio quasi a non mangiare più. Tant'è che quando c'avevo lo stomaco che brontolava per la fame, cioè, era piacevole. E invece, dopo che è successo questo incidente, i primi giorni sono stato a letto e ho mangiato poco e niente. Ma da ieri che ho fatto la spesa, tra l'altro, devo ancora editare il video spesa, ma uscirà la prossima settimana ormai. Perché questo è l'ultimo video della settimana, dato che esce di venerdì. Cercherò di fare live, boh, non so, oggi stasera è uscito il primo ASMR, cioè esce, sono le 5 e mezza. Alle 7 esce l'ASMR, il primo ASMR che è anche abbastanza incasinato, però vabbè. Comunque, stavo dicendo che appunto il problema è ritornato, era diventato l'inverso, quindi non mangiavo quasi più. Però da ieri ho ricominciato ad abbuffarmi, bastava per il nervoso dell'incidente e altre cose che non mi va di stare a dire qui, ma tanto prima o poi, giuro che ve ne parlerò, perché tanto prima o poi vi dirò tutto quanto. Come ovviare a questo problema? Perché il problema attuale è di nuovo l'abbuffarmi. Dato che comunque vado sempre a cercare pane, pizza, queste cose qui, l'educatrice del CERT mi ha consigliato di cercare di cominciare a sostituire le cose che mangio di più. Ad esempio, che ne so, tipo stamattina ho fatto colazione con 5 toast. Ma no, 5 toast normali, 5 toast col prosciutto cotto, col prosciutto crudo sottiletta. Ecco, magari, che ne so, mi ha fatto l'esempio, fai, non a colazione, però tipo se ho la fame nervosa come ce l'ho adesso anche, invece di andare a prendere, vabbè che adesso non c'ho neanche i soldi, comunque a farmi una pizza, prendi una melanzana, te la apri in due, te la fai al forno, poi ci metti pomodoro e mozzarella e inganni il cervello così. Vi ho fatto un esempio molto veloce, però il più sta, ma questo era un esercizio che avevo già iniziato a fare tempo fa, devo solo cercare di ingannare il cervello e fargli credere che sto mangiando dei carboidrati come pizza, pane. E invece magari sto mangiando, che ne so, come mi ha fatto l'esempio, la melanzana fatta la pizzaiola, no? Certo, poi è ovvio che se da una melanzana me ne faccio 5, il problema sussiste ancora. Però vedremo. Intanto mi ha detto di provare a far così. Martedì abbiamo appuntamento con anche la psicologa, scusate, la psichiatra e l'assistente sociale. Comunque io almeno una volta a settimana vi tengo aggiornati per quanto riguarda la situazione di salute mentale. Sì, esattamente. Ma martedì ho quest'altro appuntamento, quindi la prossima settimana non ho l'appuntamento con il CERT perché il CERT viene al CSM e vi saprò dire. Ho voluto fare per forza la ve l'ho spiegato prima perché, così splattello pure quello su YouTube e vediamo se la gente mi rompe ancora le palle, perché dopo un po' diventa pesante, ragazzi. Cioè, l'ho già detto mille volte, se sto raccontando tutto, perché devo omettere e soprattutto prendervi per il culo e dire no, sta cosa non la faccio? A sto punto non ne parlo proprio. Quindi splattellerò anche gli esiti del mio piscio, sperando che tanto comunque troveranno sempre un modo per rompermi i coglioni. Però è anche una cosa mia, cioè alla fine lo faccio per me stesso fondamentalmente. Ce l'ho lì, così chiunque mi rompe i coglioni, vatti a guardarli quel video, perché tanto quello faccio e non c'ho niente da nascondere. Una cosa, una notizia che non vi ho dato 2 settimane fa, con l'ultimo vlog, è che sono riuscito a mettermi in contatto con la mia psicologa, che non vedo da un sacco, da quando è iniziato il Covid praticamente. L'ho sentita qualche volta in video call. Però poi ci siamo un po' persi di vista, ma sono stato fondamentalmente io che mi sono chiuso
e non ho più voluto vedere nessuno per un periodo. E purtroppo, essendo una psicologa dell'ASL, se esco dall'agenda per rientrarci è sempre stato un casino. Poi c'è stato di mezzo il Covid, quindi anche lì non ci siamo proprio più sentiti. 2 giovedì fa, quindi 2 settimane fa, al giorno che ho fatto il vlog, sono riuscito a sentirla perché lei l'hanno spostata a Modena. Quindi diciamo che io per poterla vedere dovrei andare una volta a settimana a Modena. Però quel giorno, dato che ci sono le ferie, stava sostituendo la collega che prende le chiamate perché al giovedì la psicologia clinica di Sassuolo risponde solo al giovedì mattina. Ma ha risposto lei, mi ha detto: "Guarda, è andata bene perché sto sostituendo una collega." E mi ha detto: "Se non hai il mezzo per venire a Modena," mi ha detto, "ho un'ottima soluzione." E praticamente è una notizia bellissima. Lei mi segue da 11 anni ormai, saltando anche questi ultimi 2 anni del Covid che non ci siamo visti. Però, cioè, raga, mi conosce benissimo. Lei, anche se non apro bocca, sa quello che sto per dire, ecco. Quindi diciamo che mi pesa un po' cambiare psicologa. Però c'è la figlia, praticamente, che anche la figlia è psicologa. Da settembre mi ha detto che inizia a lavorare fissa al CSM di Sassuolo, quindi ce l'avrei proprio compresa nel pacchetto, perché altrimenti dovrei pagare. Adesso che ho l'invalidità non credo che dovrei pagare anche la psicologa, non lo so, però comunque è compresa lì nel CSM. Ha detto che adesso a settembre organizzerà un incontro con lei, la figlia, che torna appunto anche inizio a settembre, e la mia psichiatra e anche la, credo anche quella del CERT, non lo so. E finalmente sì, ricomincerò a vedere, ad avere un supporto psicologico una volta a settimana, il che non è poco, ragazzi, perché ad esempio vi ricordate quando facevo le live in macchina che andavo al lavoro, parlo del 2018, perché mi ricordo bene quel periodo, quello era il periodo in cui ci andavo una volta a settimana e stavo da Dio, stavo, ce l'avevo i momenti in cui stavo giù, però quella volta a settimana mi caricava quasi per tutta la settimana successiva e quindi bisogna che ci rivado, c'ho proprio bisogno, lo so, lo ammetto, ma secondo me, cioè poi alla fine tralasciando poi il mio disturbo e tutte le cose annesse, farsi una chiacchierata ogni tanto con un professionista che ti guarda dall'esterno non è una cosa malvagia, cioè secondo me è una cosa che nella vita andrebbe fatta almeno una volta, ma anche se si sta bene, perché se stai male ci metti un po' di più. Però se stai bene e magari stai per star male, scusate il gioco di parole anche in italiano scorretto, uno secondo me, poi il mio pensiero, fa meno fatica nel guarire, magari non starà male, cioè riesci a prevenire invece di curare, ecco, mi ricorda la pubblicità da Mentadent, prevenire è meglio che curare. Comunque ragazzi, dai, basta, ho chiacchierato abbastanza. E vedete che sono anche abbastanza di buon umore oggi. Se siete arrivati fino a questo punto, hashtag Sailor Moon, che sarebbe poi questa spilla qui. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine. Mi raccomando il like, mi raccomando i commenti. Quindi hashtag Sailor Moon come primo commento. E poi il secondo commento che lascereste come primo commento. Oggi non ce la posso fare, sono di delle cose allucinanti che non hanno senso. Ragazzi, non scordatevi mai che vi voglio tanto bene. E tra parentesi, parlo sempre di voi, sia quando vado dalla psichiatra che quando vado al CERT, ma quando andrò dalla psicologa sarà ancora peggio. Parlo sempre di voi. Poi magari un giorno ci farò un video su quello che dico di voi, su tutte cose positive, poi, ovviamente. Ciao, amici miei!